Ragazzuoli, bentornati sempre qui del canale. Piccola premessa prima di dare il contenuto di oggi. Stiamo parlando di un mazzo tier, stiamo parlando di un mazzo forte, stiamo parlando di un mazzo che comprende anche la carta di Baron Zemo per prenderci gold di questa settimana. Ma non solo, perché è uno dei pochi mazzi che ce l'ho tutto invariantato. Quindi anche oggi big flex. E poi sinceramente mi è mancato sfoggiare la mia Argem di Loki. Partiamo subito, dai, mazzettino di oggi, dai, buona visione. Ma prima di farvi vedere il mazzo vi ricordo che qui ci sono le offerte di Vibrano nello shop. Non so se ve le siete perse. E che cosa riguardano queste robe? Sono due robe che quando voi entrate sono gratuite, che sono 100 crediti e dei boost 30. E poi inizio l'offerta con i vostri dollari. Ora io ho fatto solamente il primo step di 3 euro, che non mi ricordo che cos'è che mi ha dato. Mi sembra credito o gold, non mi ricordo. Poi ci sono altre due ricompense gratuite e poi va sempre a 2, capito? Infatti io sono arrivato al secondo step e penso proprio che mi fermerò, perché 11 euro per sta roba qui, per prendermi tutte queste robe, non ci tengo minimamente a questa roba. Anche perché io vi ricordo, se ci avete dei gold da parte, considerate questo bundle, regà, perché stiamo parlando di una variant veramente molto bella. E guarda come è seduta su quel meteorite maledetta, con 3000 token e 3000 crediti. Cioè, capite benissimo che alla fine conviene per chi c'ha i gold da parte. Io ci tengo a precisare questa roba, anche perché io non ce l'ho. Quindi se vi prendete quel bundle, io rosicherò fino al resto dei miei giorni. No, non è vero. Ora il mazzo di oggi è questo qui, semplice, bello, lineare. Faremo a gara chi ce l'ha più grosso con i loghi, perché è veramente pieno, raga, è veramente pieno. Dov'è il mio mazzo? Eccolo qui, vai, dai, vediamo di fare qualcosa di divertente. Io penso che alla fin fine, vedendo un meta che si gira tutto attorno a Loki, Junk, c'è anche la tribunale in tier, potete ben capire che i game possono generare veramente il caos. Ora, bello Snowguard subito. Io sono contento di che comunque nelle precedenti spot ho preso questa variante, perché la variante di Snowguard era un qualcosa che io volevo assolutamente. Perfetto, ce l'ho più grosso io e anche più bello. Stiamo parlando di Infinite attualmente, procrastinando. Il ragazzo non sa assolutissimamente nulla del procrastinare, mi sa. Cable, dai, facciamo Cable. Quindi Jet è molto bello da poter usufruire. Io direi di fare intanto Cable. Lui è al Collector. Ah, Collector è da una vita che non lo gioco, sapete, mi manca. Fatemi sapere comunque quello, il mazzo che state più utilizzando in questa settimana. Penso questo qui, raga, perché alla fin fine è quello che si usa, è quello che alla fin fine vi permette di fare veramente tanti punti e che vi dà parecchie soddisfazioni, dai, perché quando giro un Loki vi dà parecchie soddisfazioni, come per esempio in questo caso, capito? In questo caso noi abbiamo questo. Io direi di fare il Sub Bloodstone. Io direi di buttare il Sub Bloodstone e poi turno 4 Loki? Turno 4 Loki. 1-4 Loki, anche perché ci andremo a copiare le stesse carte che c'è lui, eh? Ok, agente coso. Nei casi come questi, raga, in cui c'è Loki da entrambe le fazioni, vince chi riesce a sfruttare meglio non Loki, perché vi andrà a copiare le stesse carte, capito? Quindi non è una bella cosa. Ma io lo vorrei fare ugualmente, perché, capito, non c'ho niente di che. E potrei fare intanto Loki e basta, però, sai. Vediamo se riesco a pescare con Asgard robe. Intanto io vorrei fare complimenti al mio bro che c'ho contro, perché lui c'ha morfo nel mazzo. Grande uomo con le palle. Mi sa che l'abbiamo spiazzato, perché boh, non sa cosa giocare. Siamo già alla fine del turno 4 e siamo qui in questa situazione perpetua. Oh. No, frate, non è Elsa. Ok, ci sta. Ora prendiamo questo, ci peschiamo anche la cartina in più. Baron Zemo, bello, gustoso. Ora, Valentina mi ha copiato. E chi sono io per non usufruirne, scusami? Sì? Anzi, allora, aspetta, facciamo Gambit. Se Gambit mi prende il Collector potrei impazzire. Valentina? Perché facciamo Valentina. Poi, Snowguard e Agente 13. Anzi, Snowguard no. Facciamo agente 13, agente Coulson. Mi ispira di più, mi ispira più sicurezza fare sta roba. E poi vediamo come concludere il tutto. 4, ok, e scartiamo uno. E possiamo anche pescare. Ci sta. Ok, Cable. Ci prende una carta nostra, ovvero Angela, Kitty, Quinjet, Jeff e robe. Va bene, dai, vediamo che pesco. Dai, poteva andare molto peggio, poteva prendere una carta immutabile come Snowguard. Olè, la Shulk, vabbè. La Shulk è bella. La Shulk è molto bella così. Il Void e Gamora. E anche Shang. Ok, allora. Uno qui, no?
Uno qui. E uno qui. Bello, pulito e... vai. Ci sta, dai, ci sta sta play. Onesto, io non andrei a buttare niente sul collector perché mi sa che vince. E infatti si ritira. Bello, bello così. E invece questa volta contro un Loki, Loki ha fatto la giocata perché alla fine ci ha permesso di pescare Valentina. Io non so se comunque se lui avrebbe... Se lui avesse, dai, se lui avesse... Raga, scusate, mi sono svegliato adesso. Se lui avesse continuato, cosa sarebbe successo? Non lo so, perché era messo anche lui abbastanza bene. Comunque la Kitty prende primo turno, sempre comoda. Cable il secondo, sempre comodo. Allora, se riusciamo a chiudere subito la White Hot Room, sapete benissimo che ci può dare parecchie soddisfazioni. Sì, dai, facciamo Cable su Asgard e poi puntiamo tutto sulla White Hot Room. Thanos, non me ne ero accorto delle gemme. Allora, Power. Tra l'altro, cioè lui ha pescato due gemme e io... capito. Questo è buono però l'abbazia. No, io devo comunque farmi le mie giocate con Elsa Bloodstone, con Kitty Pryde, devo farmi le mie giocate, dai. Spero che non conclude prima lui. E mi sa che conclude. Quinjet. Allora, io volendo ce la faccio a chiudermi. Perché io ce la faccio a chiudermi così. È vero che lui prende robe. Perché è vero che lui prende robe, si prende il più 3 di energia, che con Thanos può fare veramente tanto. Però c'è anche Baron Zemo. Ok, Jeff. Ok, time. Arriva Thanos. Arriva Thanos, raga. Thanos mi fa veramente i buchi. Spero che non abbia Cagliero o Armor a sto punto. E posso sfruttare il mio Shang. Se lo pesco sarebbe molto comodo. Mi è andato un cavello in bocca. Ah. Ok. Molto bene così. Molto bene così. Allora, noi in qualche modo dobbiamo perdere prima. Allora, Elsa Bloodstone, sicuro. Kitty Pryde, sicuro. Ma sapete che io farei? Uno. E due. Oppure, meglio Agente Coulson e Loki. Meglio Agente Coulson e Loki. Sì. Così andiamo a 5 e facciamo Loki e vediamo se riusciamo a prendere delle carte molto belle. Kitty Pryde a 5 me la collo. Ok. Vediamo di darmi carte molto più belle. Olè. Però Blob è inutile. Lì c'è Thanos. Io c'ho Shang, fortunatamente. Ti rendi conto di questa roba, fratello? Ti rendi conto della reality che gli ha salvato la volta? Ti rendi conto di questa roba? Sì. E allora, Shang è inutile. E fino a qua siamo d'accordo. Jeff pure, perché io non riesco a giocare cose. Guarda lì. E che cosa facciamo? Facciamo visione a sto punto. Facciamo visione Kitty Pryde. Qui direi che basta questo. E qui come te la gestisci? Te la gestisci con Barone e con visione. L'unica play che posso fare sensata. Però visione è vero. Allora aspetta, mi conviene fare visione e barone. Così è sotto Shang. Beh, che è sotto Shang ugualmente. Perché c'è la soul. Quindi sì, più figo così, dai. È più figo così. Ok. E ok, basta? Basta sì. GG, bel game. Questo mi ha divertito un sacco questo game. E fortunatamente che ho giocato attorno a Shang. Ricordatevi sempre Shang, raga. Ricordatevi Shang all'ultimo turno perché vi può mettere mani addosso e non ve le... Latte, padre? No, virgola. Certe robe mi fanno veramente... ovunque. Allora, ovunque Elsa Bloodstone, ci abbiamo Jeff e ci abbiamo robe. Ok. La butto sovunque, dai. La butto sovunque, la voglio buttare sovunque. Ora. Che mi dai, Daily Bugle? Dammi qualcosa. Super Skrull, è un vivente.
È un vivente. Maledetto. È un vivente. Vabbè, il Sabloodstone. Intanto giochiamo come sappiamo. Facciamo il Sabloodstone. Sì, è un vivente. Vediamo se la Jubilee in qualche modo non gli prende robe pesanti. Magic. Ok. Allora. Magic in qualche modo però possiamo gestirla con la Snowguard. Potrei dire perché. Quinjet, ok. Facciamo Snowguard. Prendi carta. Snowguard lo devo fare per forza. Iron Man. Ok. Perfetto. Allora, io sto pensando a una cosa, raga, di scammargli tutto con il falco, onesto. Sto relativamente pensando a questa roba. Però, per far sì che questa roba succeda, io devo fare, in qualche modo, Baron Zemo, no, Baron Zemo no, fare... Super Skrull me lo terrei per la fine. Super Skrull me lo terrei per la fine. Farei Hope Summer... Hopstammer Snowguard qui? Per poi chiudere con Super Skrull Baron Zemo? No. 1, 2 e poi vado a 3. No, non ce la faccio. Non ce la faccio per niente. Non ce la faccio. Vabbè, intanto noi facciamo così. Sapete che dico? Facciamo così intanto. Valutiamola intanto così questa roba. Sera, ok. Ora, possiamo fare le nostre faccende. Che cosa mi dai per chiudere? Kitty Pryde, perfetto. Ora, Jeff ce lo spostiamo qui. Facciamo Super Skrull qui. Facciamo Snowguard qui. Ci abbiamo la prima. Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Vediamo se riusciamo a fargli sta giocata. Non ho giocato prima Super Skrull perché voglio fargli un effetto sorpresa al ragazzo. Anche con il falco. Però penso che si... In qualche modo si aspetti questa roba. Però è vero che lui non può fare Onslaught e intuitivamente. Ok? Vediamo se funziona, fratello. Vediamo se funziona. Ok, Snowguard. Sì. Impazzisco. Impazzisco, impazzisco. Blue Marvel. Allora, diciamo che il Daily Bugle ci ha graziato, raga, perché ci ha preso con tutte le carte che ci poteva prendere, ci ha preso Super Skrull e... Però, già questa scammatina col falco potete ben capire che è molto bella da utilizzare. Allora, facciamo intanto fine turno perché non mi hai dato nulla di interessante. Oh. Questo matchmaking è penoso, a me lo dici, frate, a me lo dici. Cable, dai. Dammi subito Knull e non ne parliamo più. E ti immagini? Non lo so, non lo so. Forge, ok. Ah, ancora tu sei rimasto veramente vecchissimo, fratello, se tu. Ora hai tutto il mio rispetto. Madre, che bella questa variant. Bellissima questa variant. È veramente bella questa variant. Allora, io devo intanto trastare il processo con il Sabloodstone, Jeff, Kitty Pryde, con Snowguard, capito? Devo trastare il processo. Ok, capiamo, perché lui andrà a distruggere adesso, sì, lui andrà a distruggere adesso, bello Loki, ma Loki mi può servire relativamente, relativamente perché dovrebbe prendermi le carte giuste. Allora, 1, 2 e 3, e poi turno 5 pensare di fare robe, oppure farlo ora, sai che non so se farlo ora. Perché dipende da quello che può prendere Loki, capito? Se non mi prende Knull, io sono fregato. Ma sai che c'è? Ma rischiamola, raga, dai. Rischiamola. Nico. Carnage. C'ha un Deadpool di 12. No, scherziamo, c'ha un Deadpool di 12, raga. Più X23 col più uno di cosa. Knull. Ok. Knull Death, va bene Knull Death. Va benissimo Knull Death. Allora, che c'è da fare? X23 con Carnage, magari? Non sarebbe male come play. E poi possiamo fare Knull, possiamo fare Death, possiamo fare veramente tante belle cose. Io farei Forge più Knull.
comunque. Soddisfatto o rimborsato, ragazzo? Dimmi, spiegami. Vabbè. Vai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Adesso io vado a 10. Però se X23 mi fa la grazia di non andare lì, magari va bene. Va bene così. Possiamo giocare Forge, possiamo giocare Cruel, possiamo giocare Death. O Quinjet, vabbè, inutile. Oddio, ma come inutile? Perché io qui faccio già un punticino. Qui faccio così. Qui faccio... bisogna vedere quello che gioca lui. Io qui intanto butterei Knull. Ovvero qui, no? Sorry. Ovvero qui. E poi qui Death. E vediamo quello che succede. Ok? Ok? Ok. Ci sta. Raga, spero che il mazzettino vi sia piaciuto. Alla fin fine ci siamo portati a casa 4 di 8 delle missioni con Barone. Il 385 gol stanno arrivando. Non è un problema questo. E se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con Barone Gold. Così, per ridere. Prossimo video, ragazzi.